Buonasera cari amici, eccoci qui con la rassegna stampa di oggi del 15 febbraio 2018. Questa è la terza edizione, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Napoli, indagine per corruzione aggravata da metodo mafioso e finanziamento illecito, coinvolto consiglieri di Fratelli d'Italia. Luciano Passariello, candidato del centrodestra alla Camera nel collegio uninominale di Napoli Ponticelli, uno degli uomini più vicini a Giorgia Meloni a Napoli, è stato perquisito stamane dagli agenti dello SCO e della Squadra Mobile. Tutto è nato da un'inchiesta di Fanpage, la testata web napoletana, che nel 2016 filmò le monetine regalate fuori ai seggi delle primarie PD di Napoli. Enna spari contro un centro che ospita migranti a Pietra Persia, nessun ferito. L'attacco nella notte e i proiettili hanno mandato in frantumi una finestra. Molta paura tra gli ospiti del centro e gli operatori, frutto del clima generato da chi usa il tema della migrazione come terreno di scontro politico, lo scrive l'associazione che gestisce il centro sui social network. Reggio Calabria, comizio blindato per Salvini tra ultradestra e scoppellitiani. Fuori le contestazioni che gridavano Buffone via dal Meridione. Buffone via dal Meridione, qui non lo vogliamo, non c'è spazio per lui e per chi si candida con lui. Sulle note di Bella Ciao, ieri Matteo Salvini è stato contestato a Reggio Calabria, dove ha tenuto un comizio con gli altri candidati della Lega. Al cinema dove è stato organizzato l'incontro sono accorsi tutti i sostenitori dell'ex governatore Giuseppe Scopelliti, che è riuscito a far inserire in lista anche il suo ex assessore Tilde Minasi. Salerno, il figlio del procuratore capo candidato con il PD, il CSM apre una pratica per l'incompatibilità ambientale. Andrea Lembo è in corsa per diventare il sindaco di Campania. Se vincesse si troverebbe ad amministrare e ricadrebbe sotto la competenza giurisdizionale del padre. Tra i suoi sponsor ci sono Piero De Luca, figlio del governatore, e il re delle fritture, Franco Alfieri. Uccisa la moglie malata di Alzheimer, la Cassazione ha detto no attenuante etica, su eutanasia non c'è apprezzamento. L'omicidio avvenne il 22 marzo del 2014 a Firenze. Per i supremi giudici sull'eutanasia non si registra ancora nella società un generale apprezzamento positivo ed anzi ci sono ampie correnti di pensiero che la contrastano, situazione che impone di non concedere l'attenuante etica. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui la rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.